Siamo in Largo Loria davanti agli uffici del Consiglio Comunale dove oggi si è svolta la seduta convocata d'urgenza per fare luce e chiarezza sulle reali condizioni del complesso scolastico La Giustiniana. Una tavola rotonda di tecnici, dirigenti e amministratori per discutere concretamente come porre fine ai problemi di infiltrazione d'acqua che nei giorni scorsi hanno riguardato le scuole di Via Giglio e di Via Silla. Grazie all'attenzione del Presidente della Commissione Scuola, l'onorevole Roberto Angelini, sono subito iniziate le verifiche e gli accertamenti del caso. Sono già stati fatti alcuni passi. Il primo passo è stato quello fatto dall'ufficio tecnico che ha verificato che non ci sono problemi di carattere strutturale nella scuola e per cui in questo momento, mentre noi stiamo parlando, sta per partire una comunicazione alla scuola nella quale, la quale sarà autorizzata a riaccendere le luci, quindi l'impianto, tutto l'impianto elettrico è messo in sicurezza. La seconda cosa è quella di assegnare a questa scuola, la nuova scuola, il plesso Gigli, per spostare una parte dei ragazzi della scuola media e metterli in una condizione sicuramente migliore, in quanto questa scuola, contrariamente a quest'altra, è nuova, è dotata di palestra, quindi una situazione sicuramente dignitosa per i ragazzi. La seduta, iniziata con toni accesi e molti nervosismi, si è però conclusa con obiettivi molto chiari. Abbiamo fatto un duro confronto con tecnici municipali, assessori e istituzioni del municipio e di Roma Capitale, ma un obiettivo è stato raggiunto. Chiedevamo la riapertura della nuova scuola in via Gherardini e a fine commissione abbiamo trovato un punto di incontro con tutti e il direttore del municipio ha annunciato che nel giro di circa un mese, due, tre mesi massimo la scuola di via Gherardini verrà riaperta. Quindi un plauso all'amministrazione municipale, un plauso a tutti i consiglieri che erano presenti questa mattina e un plauso a Roma Capitale. Soddisfazione anche da parte della preside che però guarda anche al futuro. La consegna della scuola Gherardini è importante, però ci devono assicurare anche un trasporto per arrivare in questa scuola che al momento si trova ancora in una zona isolata, circondata da strade private e la possibilità di mettere in salvo anche i ragazzi che stanno nella sede Rocco. Ci sono ancora alcuni dettagli da ottimizzare, ma la sicurezza degli studenti è ora in primo piano.